Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, spero vi piaccia e che vi iscriviate al canale. Scusate la voce, ma purtroppo sono molto raffreddato. Ho per la prima volta comprato delle cose dal sito di Hemp. Allora vi dico, perché io non lo conoscevo, me l'hanno suggerito su Facebook in un gruppo, perché? Perché cercavo questi 5 pop, ovvero i pop dedicati ai 90 anni di Topolino. Come potete vedere sono questi 5 qua, quindi li ho tutti, la collezione è completa. E li ho comprati da Hemp perché costavano meno rispetto ad altri siti. Non l'avevo mai utilizzato, me l'hanno casualmente suggerito su un gruppo Facebook e devo dire che mi sono trovato parecchio bene, perché la data di consegna era quella giusta, esatta, tutto in scatolata alla perfezione. Ho solo dovuto già unboxarli per altre ragioni, per questo non è un video unboxing. In più loro mi hanno dato questo volantino che non so cosa serva, due adesivi di questo qua che è il loro simbolo. Potete trovarli anche su Instagram e su Facebook, e più inoltre uno sconto di 6,66 euro. Dietro c'è il codice da usare in caso di altri acquisti. Siccome l'ho già fatto l'unboxing per i fatti miei, ho voluto copiare un po' il format del canale penso più grande in lingua italiana dedicato ai pop, che è quello Funko Pop Italia Adventures, che seguo, che mi piace molto. Quindi copiando un po' lei, vi descriverò ogni singolo topolino nello specifico che cosa rappresenta, essendo comunque riguardanti i 90 anni di Mickey Mouse, quindi del topo più famoso del mondo. Quindi vedrete ogni singolo topo con l'anno a cui si riferisce, il motivo per cui è stato scelto e tutte le informazioni tecniche. Spero che questo video vi piaccia, spero che questo stile vi piaccia, spero anche che Funko Pop Italian Adventures non mi citi se ho un pochino copiato lei, ma li fa meglio di sicuro, e buona visione! Il primo pop in ordine temporale è quello riguardante il corto Steamboat Willie del 1928. Viene considerato l'esordio in assoluto di Topolino ed è datato 18 novembre 1928. In tale data venne effettivamente distribuito nelle sale. Tuttavia, in realtà, per ordine di produzione, è il terzo cortometraggio creato. Si tratta del primo cartone animato ad avere una colonna sonora con musiche, effetti sonori e dialoghi completamente sincronizzati, e il successo ottenuto lo portò a venire ricordato come il primo cartone animato con sonoro sincronizzato, benché questo primato appartenga al corto dello stesso anno, Dinner Time, della Van Buren Studios, il quale però non ebbe un buon successo di pubblico. Con questo pop facciamo un salto in avanti di circa 2 anni e arriviamo al 20 giugno 1930. In questa data venne infatti distribuito il corto The Firefighters, conosciuto in Italia come Topolino Pompiere. La particolarità di questo film è il fatto che vediamo una storia non incentrata su balli e canzoni o su eventuali rapporti tra Minnie, Gammadilegno e lo stesso Topolino, ma su un'azione di salvataggio, con gag e colpi di scena. Il personaggio da salvare è Minnie, tuttavia il nostro eroe riuscirà nell'intento solo alla fine della pellicola. Il terzo pop ci porta al 7 marzo 1936 e al cortometraggio Topolino professore d'orchestra, conosciuto in seguito con il titolo Topolino direttore d'orchestra. Questa volta, come si può intuire dal titolo, Topolino sta dirigendo un'orchestra per un'opera. Il tutto però viene disturbato dal suo cane Pluto, il quale porterà scompiglio per tutta la durata del corto. In esso appaiono anche altri personaggi molto famosi nel mondo Disney, come Chiquita e Paperino. Nel 1938 esce invece il cortometraggio Brave Little Taylor, in Italia all'inizio conosciuto come L'eroico ammazza 7 e solo successivamente come Il piccolo sarto coraggioso. L'opera venne anche candidata agli Oscar l'anno dopo, ma non vinse. Il film narra le avventure di un sarto, ovviamente interpretato da Topolino, il quale per un equivoco viene creduto un grande ammazza gigante. Il titolo Ammazza 7 nasce proprio dal fatto che il nostro protagonista riesca in un colpo solo a uccidere 7 mosche e, come accennato prima, a causa di un equivoco si pensa abbia ucciso 7 giganti. Il re del paese chiederà al nostro sarto infatti di uccidere proprio un gigante, il quale reca danni e problemi al suo popolo, e in seguito a diverse gag il nostro eroe riuscirà nell'impresa. L'ultimo pop della serie rappresenta Topolino nel celebre cortometraggio facente parte del film Fantasia, uscito nel 1940. Il corto, intitolato L'apprendista stregone, si basa su un'opera di Goethe
In questa versione, Topolino è l'apprendista di Yen Sid, un potentissimo stregone. In esso, egli è solo un manovale, con il compito di pulire lo studio del mago, e, per risparmiare tempo e fatica, cercherà di usare un cappello magico. Il tentativo si rivelerà un disastro, e solo l'intervento dello stregone metterà tutto a posto. Il nome di questo personaggio, tra l'altro, non è casuale. Detto al contrario, infatti forma la parola Disney. Questo video finisce qua. Consigliamo a tutti di acquistare questi pop dedicati ai 90 anni di Topolino. In essi, come avete potuto vedere, si ripercorre buona parte della storia del personaggio, in alcune delle sue più celebri interpretazioni. Spero che vi sia piaciuto e che vi iscriviate al canale. Ciao!